Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Oggi ci occuperemo di canottaggio, ginnastica e ciclismo su pista, ma torneremo naturalmente a parlare anche delle due medaglie conquistate ieri dagli azzurri Giovannetti e Gufler, una medaglia d'oro ed una d'argento. E poi contiamo di darvi anche una buona notizia circa la prova del Faentino Maenza nella lotta greco-romana, categoria 48 kg, impegnato oggi nella finale per il primo e il secondo posto. Il sommario della trasmissione prevede anche altri servizi su calcio e basket che manderemo naturalmente in onda nelle pause delle dirette. Apriamo dunque il sipario su questa quarta giornata olimpica, ricordando che nelle varie specialità saranno di scena 44 italiani, oltre naturalmente alle squadre nazionali di pallavolo e pallacanestro, impegnate rispettivamente contro Giappone e Brasile. Il primo servizio è d'obbligo, lo dedichiamo a Luciano Giovannetti e a Edith Gufler, due italiani che hanno la mira infallibile. Basta un ombrello ed un tricolore per ricavare una meravigliosa bandiera italiana. Ma per Luciano Giovannetti, prima medaglia d'oro azzurra alle Olimpiadi di Los Angeles, gli italiani della California possono fare questo ed altro. Adesso anche loro possono stare un po' più tranquilli, senza considerarsi solo immigrati di terza categoria. Un inizio un po' in sordina del nostro campione toscano, poi piano piano il raggiungimento della massima condizione di forma e di concentrazione. Alla fine, per assegnare la medaglia d'oro del tiro al piattello maschile fossa olimpica, è stato necessario un barrage di spareggio a tre. Vincerà il più esperto, dicevano i tecnici, ed anche il più freddo. Così come 4 anni fa a Mosca, lo scanzonato 39enne toscano ha messo da parte la paura e nel rush conclusivo ha fatto fuori il peruviano Bosa, un giovanissimo di questa specialità, e l'americano Carl Lees, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Ma le gioie italiane non sono finite con Giovannetti, ormai personaggio leggendario del nostro sport grazie alle due medaglie olimpiche conquistate consecutivamente. Edith Gufler, una 22enne di Bolzano che nella vita aiuta il padre presso una pompa di benzina, ha vinto l'argento nel tiro a segno con la carabina d'aria compressa. Alla vigilia aveva detto che si sarebbe accontentata del 10° posto. Ad assistere a questi due eventi storici comunque c'era il nostro inviato Alfredo Pigne, che ha intervistato i due campioni italiani. La premiazione della prima classificata è un momento importante, direi anche difficile, per Luciano Giovannetti, vincitore del primo oro italiano in questa spedizione, così come era accaduto a Mosca 4 anni fa, anche perché c'è un funzionario della security, lo vedete, che deve controllarlo perché ancora non ha espletato, come si dice, l'obbligo del doping. Comunque sì, un'impressione sì. A prima vista, Luciano. Ma diciamo è stata questa qui è stata una gara dura, durissima, anzi lo spareggio perché, tremendo sì, a parte lo spareggio è stata dura sempre perché sono campi difficilissimi e condizioni ambientali diciamo non fuori, un po' fuori dal normale, ecco. Però una volta diciamo ho avuto la possibilità entrare in baraggio, una volta richiamato dentro lì ho cercato di dare tutto e di vedere di farci, infatti è andata così. Senta, lei aveva dichiarato ai giornali alla vigilia che non gliene importava assolutamente niente del fatto di essere un olimpionico che doveva difendere il titolo, non le importava nulla che lei si stava. È vero questo? Sì. Ma mi sa che non è mica. No, effettivamente sì, perché diciamo io per carattere allora dovevo pensare un'altra cosa, che questo qui era un record fra l'altro, perché era molto, ma nessuno riuscì a vincere le due medaglie, esatto, nella fossa. Esatto. Però niente, io cerco di pensare gara per gara, cioè quello che è stato e c'è la gara davanti da fare, ci si concentra su quella, perché cioè io credo che pensare a quello che è stato indietro sarebbe sì, ora ci si può pensare a gara finita, ma non prima, ecco. Ma lo sai quello che succedeva qui dopo l'ultimi 25 che lei ha sbagliato, ha fatto quell'errore e a un certo punto era addirittura improbabile il bronzo, perché poteva esserci uno spareggio tra lei e il peruviano per il bronzo. Sì, infatti io dopo ho fatto 0 diciamo al primo piatto dell'ultima serie ho detto 0 è venuto, pazienza, cioè ho detto cerchiamo di andare in fondo per vedere se cioè per andare perlomeno a medaglia, ecco. Poi man mano che arrivavano le notizie, quello che è arrivato notizie che mi avevano chiamato in barrage e niente,
diciamo, una volta chiamato dentro è andata così, ecco. La cosa che però hanno sostenuto tutti prima del barrage è che avrebbe vinto il grande campione, perché soltanto il grande campione dimostra le doti tecniche, quelle famose doti che fanno di un atleta un grande campione. Ma diciamo il barrage è un po', sì, oddio, può vincere forse chi è più freddo, chi è più qualcosa, però il barrage è sempre un'incognita, cioè si accetta sempre, si comincia sempre con la speranza di vincere, però la certezza matematica non c'è mai, perché una serie sola e d'altronde lo zero può arrivare a quello o a quell'altro indifferentemente, perciò comunque va bene, ecco. Ma che devo dire, io sono felicissimo che sia la prima medaglia d'oro per l'Italia, spero per gli italiani e per tutti noi che ne seguiranno tante altre, come del resto è successo a Mosca, ne ancora la serie, speriamo perlomeno di ripetere e superare gli ori di Mosca, ecco. Bravo Luciano! Conquistata questa medaglia una ragazza che compirà i 22 anni il 6 di agosto e c'è già l'8 perché la vogliono mantenere qui, invece lei vuol festeggiare a casa, si chiama Edith Gufler, è una ragazza, ripeto, di 22 anni di Merano. Una grande impresa per una ragazza che credo abbia iniziato soltanto da pochi anni questa specialità. Sì, ho iniziato nell'82 col tiro a segno, nell'81 mi sono iscritto ai campionati italiani e l'82 già ha fatto campionati europei e mondiali. Era comunque una sportiva da prima, faceva degli altri sport? Sì, facevo un po' il sci e il nuoto. E... Non a livello agonistico? No. Nella vita reale suo papà credo abbia un chiosco di benzina, lei? Io lavoro lì alla mattina e il pomeriggio e ho le possibilità di fare le gare quando voglia. C'è sempre un momento in cui si decide la vita di un personaggio, lei ormai entra nella leggenda delle Olimpiadi, quando è stato il momento in cui ha deciso di dedicarsi a uno sport così insolito per una donna? Ma a dire la verità io ho iniziato così per divertimento, non sapevo che ci siano le Olimpiadi nei mondiali, non sapevo di arrivare a questo livello. Saluto tutti quanti a Merano che mi vedono in questo momento e ringrazio soprattutto il mio allenatore Mattias Fischenbuch e il presidente della sezione.